Riscopertolo molto tempo fa, questo affresco faceva parte di un ciclo pittorico quattrocentesco che apparteneva alla vecchia chiesa, che è stata rinnovata nel 1647 e che era una delle chiese più antiche della valle. Quindi non solo opere pittoriche del 600 e del 700, ma anche questo straordinario affresco che è autore, il cui autore è Giacomo Bollone de Busquis, il pittore del ciclo degli affreschi di discipline, quelli interni con le storie di Gesù e quelli esterni con i temi della morte. Aveva questo pittore già affrontato altri incarichi a Col Palas, a Gromo San Marino e forse a Valgoglio più tardi. Questo pittore, dopo il 1470-71, inizia una sorta di confronto, aggiornamento sulla pittura quattrocentesca padovana e veneziana, modificando in parte il suo percorso pittorico. Qui, in questa Madonna adorante il Bambino, questa Natività di Cerete, con San Giuseppe, l'affresco è sovrapposto a un altro più antico, probabilmente rappresentante una santa. È stato dipinto probabilmente tra il 1483 e il 1485 e dopo la Natività ai Santi che si conserva, la tavola, tempera su tavola, che si conserva a Piario. La Madonna testimonia questa sorta di flebile aggiornamento, in parte anche contraddittorio, con la sua figura monumentale, ben definita spazialmente, e più dilatata nella struttura della figura. Il lungo collo di Maria sembra rimandare i modelli del veneziano Bartolomeo Vivarini, le cui opere cominciavano a circolare in valle dal 1470 e che ispiravano parte delle botteghe locali. È evidente qui il legame con alcuni affreschi presenti, resti di affreschi presenti a San Defendente a Clusone. E dopo questo ciclo pittorico di Cerete, che comprendeva anche, ricordo, una bella adorazione dei Magi che è stata strappata negli anni 40 e poi portata altrove, quindi è scomparsa. Dopo questa esperienza di Cerete, il nostro Giacomo Bollone si appresta appunto a dipingere quello che è la sua opera più importante, gli affreschi della morte dell'Oratorio dei Disciplini, a lui ancora attribuiti, anche se non definitivamente. Vediamo sulla sinistra quello che resta della capanna, che è una riproduzione molto vicina a quella di Piario, una sorta di capanna tettoia. La figura della Vergine nella postura, nel viso, è molto più vicina a altri modelli padovani e veneziani, ma conserva ancora nel mantello, vedete, le tipiche pieghe volute del gotico. Un pittore che è nato come pittore, no? Di un gotico attardato che tenta una sorta di aggiornamento sulle opere padovane e veneziane. Il paesaggio, anche quello è definito, c'è una casa sullo sfondo con una città e sulla destra il sentiero che sale sulla montagna, si intravede in alto un'altra città e lungo il sentiero si sta arrampicando un monaco. Forse sono dei riferimenti al paesaggio locale, forse no. Comunque la Valboletta è una valle di transito importante per la nostra, per l'altopiano clusonese e per i paesi dell'altopiano. Ed era nel 400 sicuramente una strada frequentatissima. Tutta l'economia della valle era più gravitante verso il lago, quindi verso Brescia, che verso Bergamo, quando non era ancora stata aperta la strada di valle, che era aperta più tardi con i veneziani.